Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot e benvenuti nella tripla player di Kalla Lulu, Road to Knockout, poi Baba Jede, Baba Special, Osimhen base. Però prima di iniziare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace a questo video, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. Quindi in descrizione troverete il link ai nostri social, quali Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch. Voglio partire dal difensore centrale Kalulu. Questa è una carta che si può upgradare, ma dipenderà dal suo Milan. Vedete, questo è la sua upgrade. Questi sono i suoi stili di gioco. Potete selezionare tranquillamente. Queste sono le sue statistiche. Con lo studente Sancora può fare il difensore centrale, terzino destro. Workers, questo qui. Mosse, skill 2. Piede debole 3. Piede preferito il destro. Prolungata, controllata. Può cambiare il suo stile di corsa? Vi dico subito. Se andate al footbin potete controllare tutto. Può diventare molto mostly Langley con architetto, cioè lo stile di corsa più propenso per foot, praticamente più veloce. Kalulu a me piace, piace molto. Probabilmente con questa carta punta ad essere il miglior difensore centrale della Serie A, anche perché in Serie A quest'anno abbiamo un po' di penure di difensori centrali. È una carta che costa, non è economica per questo periodo, visto che stiamo all'inizio di foot, ma è una carta che si può anche ibridare bene come giocatori più forti. Abbiamo appunto magari un Lucio, un Cordova, ma quelli costano il doppio, anzi Lucio addirittura 5 volte tanto. Poi abbiamo Tomori anche, volendo, però in linea di massima lui è uno dei più forti adesso. Kalulu, Tomori, Bastoni forse se la cava ancora, Bremer, di quelli sotto i 300.000 crediti, ecco. Giocato con 3 partite, bravissimo nei colpi di testa, tantissimo mi piace nella marcatura, mi piace molto nelle intercettazioni, mi piace moltissimo, molto preciso la sua fase difensiva, anche nelle scivolate molto dure, molto controllate, molto incisive. Nel dribbling non vi dico niente perché alla fine non ci interessa molto, mi interessa molto anche la velocità. Gli ho messo un'ancora per aumentargliela. Sei stanco di avere la squadra scarsa? Vai su FIFA Coin, link e codice coupon qui in descrizione, seleziona l'ammontare delle monete richieste, la console, scegli la quantità, usa il codice NMF per un 5% di sconto. Link e codice coupon qui in descrizione. Velocità, perché è comunque un po' sbilanciata a favore della velocità massima. Ma sappiamo, se quest'anno è un po' strano, se partono alcuni attaccanti non li raggiungerete mai. Vabbè, vedremo un po' come si evolverà il tutto. Come alternative nella Serie A, l'ho detto, Bremer, Tomori, queste qua insomma. Come indice di ibridabilità una 3-3, come stile intesa ancora o architetto o ombre. Dipende voi se volete mettergli un controllato o un più controllato. Ecco, prolungata, controllata. Controllata allungata o più allungata architetto. Ma venendo alla conclusione per questa carta, il mio voto per lui, a parte il prezzo che scenderà sicuramente, e il design carta, beh, non è maluccio, voto per lui 8, meno ragazzi. È un po' particolare quest'anno difendere, fate attenzione perché potreste incorrere a certe difficoltà. Baba, l'ho provato in 3 partite, 3 gol, 4 assist. Queste sono le partite di Rivals, ragazzi. 4-4 controllata. Lei è una giocatrice disponibile tramite obiettivi. Non ci vogliono nemmeno troppe partite. Massimo, proprio esagerando, 10 partite. 10 partite giocate. Ha però bisogno di alcune richieste, alcune giocatrici, però trovate tranquillamente la sua richiesta negli obiettivi traguardi, ecco. Può fare tanti, poi è molto versatile sotto l'aspetto delle posizioni, alla sinistra, alla destra, esterno, sinistro e attaccante. 4-4, piede preferito il sinistro, alto, medio come Workers, è veloce, mi piace tantissimo. Ha un buonissimo tiro, non è perfetto, però va bene, sa anche il fatto suo sotto l'aspetto dei passaggi. Dribbling, principalmente agilità e equilibrio, top, poi il resto un po' meno, però è veramente bravissima nel girarsi.
Strano dirsi, ma è anche brava, molto brava nel colpo di testa. Mi ha fatto anche uno o due gol, forse. No, uno solo sicuro di testa l'ha fatto. È bravissimo nel colpo di testa. Non ha magari molta resistenza. Ha molta forza in carta, però questo ovviamente va tradotto in game. Buona, però non vince contro Van Dijk, per dirvene. Ma anche contro forse un Hernandez, il fratello di Theo, Lucas Hernandez, non vince. Anche se ha molta forza, non è così, non è così. Come alternative, sempre come Lega, lei ha la Lega, Lega F, quindi la Lega femminile, quindi la Lega spagnola, Tenerife. Vabbè, comunque sia, possiamo metterci come esterno, mi riporta tipo Carrasco e niente. Chiesa nella Serie A, magari. Hemp nella Premier League femminile. Martinelli, insomma, ce l'ha un po' di alternative. Non ha prezzo. Siete intesa. Se li mettete, magari un cacciatore, non è male. Un finalizzatore o un cannoniere. Può diventare un controllato esplosivo. Se mettete artista o finalizzatore. Ma a rendere le conclusioni, il mio voto per questa carta non è male. 8.5. Osimhen è l'attaccante che ha fatto tanto parlare in Serie A, perché è stato il capocannoniere, 3 partite, 5 gol, fai gol, peccato un po' perché con lo stile di intesa base non è controllato, ma può diventare più controllato con ancora architetto, Spinarossale, Falco, cannoniere, sentinella e cecchino. Consiglio di cambiarli assolutamente, questo stile di corsa, che comunque non è male la base. Però si può migliorare tantissimo, perché magari non parte benissimo, però poi è molto molto bravo nella velocità. Mi dispiace perché è molto macchinoso, non è bravissimo nell'agilità, si stanca un po', ha una discreta forza. Ecco, vedete, tipo Osimhen ha 86 di forza, la ragazza Baba aveva 94. Vi dico che Osimhen di forza reggeva molto di più. Vi ho detto tutto. Molto bravo nel controllo, nel dribbling un po' meno, passaggio. Non fate cose complicate, semplici. Tiro fantastico, magari dalla distanza un po' meno, però in area molto molto punitivo contro i suoi avversari. Come Workers, alto in attacco e medio in difesa, 185 cm di altezza, 3 di skill e 4 di piede debole. Ci stanno alla fine 3 di skill. Come alternative possiamo trovare magari un Mané, un Colomani, un Immobile. Immobile più o meno, sì. Chi altro? C'è un Lautaro Martinez, più o meno. Anche come indice di abilità, non ha 3, gli do un 2. La Nigeria è abbastanza difficile. Questi sono i suoi stili di gioco. Non ha uno stile di gioco plus. 48.000 crediti. Un prezzo calerà, chissà, probabilmente calerà. È strano quest'anno, un po' certi prezzi. Vabbè, ma avendo le conclusioni, il mio voto per questa carta, ragazzi, 8.5 per iniziare. Non è male. Vedremo, vedremo. Ma ditemi voi cosa pensate di queste carte, di queste review. Se vi sono piaciute, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Con gli vispo, vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli.